La domanda di oggi riguarda un po' questo aspetto, adesso ve la leggo. La domanda dice: vorrei chiederti, tu dici di rompere il guscio e credo di aver compreso qualcosa, ma dopo aver ascoltato il video numero 5, io non mi ricordo, non dire la verità, mi ritrovo con un cornuto che mi fa una manovra strana in auto. E lì è partita la mia rabbia, la lamentela. L'ho guardata, ma non è cambiato molto. A questo punto, come dici di procedere? Vedete, riguarda proprio l'argomento di cui stiamo parlando. Può sembrare una domanda semplice, ma io voglio che quello che vi racconto sia utile nella vita di tutti i giorni. È inutile che vi parlo di cose campate per aria. A volte è necessario, ma a volte è anche necessario che vi parli di cose della vita di tutti i giorni. Quindi, boh, questa persona dice, perlomeno ha capito, ascoltando qualche mia conferenza, che a un certo punto bisogna rompere il guscio. In realtà non è proprio così. Intanto vi ricordo che cos'è questo guscio. Questo guscio è l'insieme di tutte le nostre identificazioni, di tutti i nostri attaccamenti. Ed è veramente qualcosa che ci circola intorno e che ha uno scopo fondamentale nella nostra esistenza, e cioè l'anima, guardando i propri attaccamenti relativi alla personalità e le proprie identificazioni, riconosce se stessa a un certo punto. Quindi il fatto di avere delle identificazioni, di avere degli attaccamenti è assolutamente necessario. Quindi ci mettiamo milioni di anni per avere delle identificazioni intorno a noi. Vedete come è fatto il lavoro su di sé? Vedete perché vi dico che bisognava sempre prenderlo con molta umiltà e con molto divertimento, perché guai se ci fossilizziamo su questi punti qua. E perché ancora una volta? Perché abbiamo assoluta necessità di crearci un mondo intorno, però sapendo che questo mondo ci è utile per riconoscere noi stessi, ma è una prigione in sé. Cioè la prigione, il pianeta Terra è utile in sé per risvegliare la nostra consapevolezza, ma non è lì. La nostra vita non si svolge nella prigione, quindi bisogna riconoscere che è una prigione comunque. E da lì fare il passo successivo. C'è anche un'altra domanda che vi vorrei leggere, sempre sullo stesso livello. Dice: caro Max, riascoltando la lezione numero 10, anche questa non so quale sia, ma mi sono chiesta, ma su questo pianeta nel quale viviamo, è un Alcatraz per babbani o è un posto pieno di poesia? E noi non abbiamo occhi per vedere? Non so che sono domande semplici, però è giusto che ne tenga conto di questa cosa. Alcatraz, vi ho mandato la fotografia, è uno penitenziario. Quindi, se qualcuno si chiede cos'è Alcatraz, è un penitenziario. Il pianeta Terra è un penitenziario. Per Babbani, la parola Babbani significa, nel linguaggio ultramoderno, i babbani sono coloro che non credono alla magia della vita, che credono solo nella realtà orizzontale, non vedono il mondo reale e credono che esista solo il mondo farocco. Ecco, questi sono i babbani e noi ne conosciamo tanti e a volte siamo anche noi dei babbani e ci muoviamo in questo mondo. E quindi la domanda è giusta, perché allora una persona dice: ma questo guscio lo devo tenere, lo devo rompere? E quest'altra persona dice: ma questo posto nel quale siamo arrivati è uno psicopenitenziario o è un luogo pieno di poesia? È giusto la domanda. Naturalmente sapete che la risposta è tutte e due, come dice Gesù, dice: guardate che il Regno dei Cieli e il mondo sono entrambi nello stesso posto. Ma perché fare questo giro? Perché venire qua? Perché venire qua quando noi di là non potremmo imparare anche restando di là? Questo l'ho già spiegato un po', non so se ricordate. I due modi di evolversi. Ogni tanto un piccolo ripasso lo devo fare, vi ricordate i due modi di evolversi? Quelli di lasciarsi andare all'esistenza. Noi abbiamo scelto di non lasciarci andare all'esistenza e quindi siamo qua imprigionati in questo mondo perché abbiamo voluto conquistare il mondo con la nostra forza. Questo è tutto il lavoro sull'arroganza spirituale che abbiamo fatto anche negli incontri precedenti. Per spiegare bene perché veniamo qua,
Vi potrei raccontare una cosa che ho visto con chiarezza in un determinato momento. E cioè, sapete che facciamo anche degli incontri sull'aldilà, io faccio anche degli incontri sull'aldilà. Questo non vuol dire che sia stato nell'aldilà a fare chissà quale viaggio, semplicemente perché se prendo sul serio quello che Gesù dice, e Gesù mi dice che il regno dei cieli è qui, guardo qui e riesco a vedere delle cose, sapendo dove guardare naturalmente, che corrispondono al regno dei cieli. Bene, la cosa più stupefacente è questa, e cioè che quando si va in paradiso si è nel pieno della propria gioia esistenziale. E ognuno avrà il suo paradiso personale. E in questo paradiso noi raccoglieremo i frutti di tutti i momenti di amore che abbiamo vissuto su questo pianeta. Arrivo subito al dunque. Oggi faccio una puntata, diciamo così, sapete come si dice nelle puntate precedenti, quello che è stato fatto nelle puntate precedenti. E nonostante noi ci troviamo in uno stato di beatitudine, e di beatitudine si tratta, a un certo punto la cosa che ho visto mi ha lasciato veramente stupefatto, perché mi sono accorto che a un certo momento, pur nella gioia più totale, ci si rende conto, con grande sorpresa, che questa gioia che noi proviamo è comunque un frammento della gioia che noi possiamo provare. Anche questo è un punto importante. E anche questo è qualcosa che io cerco di sviluppare dentro di voi, questo senso dell'infinito, questo senso dell'immortalità un po' alla volta, questo senso di uscire dalla scatola dei pensieri preconfezionati, vedete perché bisogna lasciare tutto andare senza paura di perdere se stessi. Lasciate andare tutte le vostre identificazioni, perlomeno a livello mentale, a livello filosofico, a livello religioso, a livello qualsiasi livello, a livello di coppia. È mio marito, è mia moglie, è mia suocera, è la mia scuola, è il mio lavoro. Ricordate cosa dice Gesù. Chi di voi ama la propria famiglia o i propri figli o il proprio lavoro, più di me, non è degno di me. So che sono cose strane, sono cose strane, però le dice lui, le dicessi io, sarebbero, non potrei neanche dirle. Fortunatamente posso fare riferimento al Vangelo. Perché? Perché è così, perché abbiamo migliaia di identificazioni e qualcuna tra esse ce le teniamo strette in un modo pernicioso, per cui poi si ritorcono contro di noi al momento in cui le dobbiamo abbandonare. E quindi dovremmo coltivare dentro di noi questa idea che prima o poi andiamo via da questo pianeta e quindi seriamente pensare ogni giorno. Questo è un lavoro che vi darei da fare se volete un esercizio. Ogni giorno pensate a quello che vi porterete via e pensate a quello che invece lascerete qua. Lo può fare chiunque questo lavoro. E diminuite l'identificazione per ciò che lascerete qua e aumentate l'identificazione per quello che Gesù chiama lì dove è il vostro cuore, lì è il vostro tesoro. Questo è un esercizio, poi un po' alla volta vi spiegherò, cercherò di chiarirvi le idee su questi punti affinché voi sappiate cosa osservare. Beh, quello che ho visto è che anche all'interno di questo godimento totale, a un certo punto ci si rende conto che quella gioia è comunque solo un frammento. E come mai? Allora, guardate bene, viviamo in un mondo di gioia, siamo in paradiso. Poi a un certo punto accade questa magia, è uno shock, anche questo è uno shock, l'abbiamo già visto la settimana scorsa. A un certo punto ci si rende conto che stiamo bene. Ma che questo stare bene è comunque un frammento, vedete? È difficile quando si sta bene riconoscere questa cosa, eh? Però può arrivare a questo punto. E questo nel rapporto di coppia, anche questa cosa andrebbe vista, perché nel rapporto di coppia è uno degli aspetti più di magia pura, proprio questo. E cioè, molto spesso noi soffriamo per il fatto che non riusciamo ad avere il nostro partner, a possedere il nostro partner. Il 99% delle persone che conosco soffrono quando non possono possedere il proprio partner, e non parlo in senso fisico, parlo proprio in tutti i sensi. Ma si può possedere il proprio partner? No, non si può mai possedere.
E questo è un aspetto che dovrebbe ingigantire l'amore tra le persone. Cioè il fatto di non possedere mai l'altro dovrebbe aumentare la devozione, dovrebbe aumentare l'innamoramento, mi seguite bene? Mentre per la maggior parte di coloro che vivono una vita di coppia non è così, e cioè soffrono per il fatto che l'altra persona è comunque indescrivibile, misteriosa, specialmente per noi uomini che abbiamo a fare con le donne, che sono per caratteristica intrinseca assolutamente misteriose, cioè non si capisce mai niente, e questo bene. Però questo non capire mai niente può essere preso in senso di sofferenza, perché sembra che manchi sempre qualche cosa, vedete? Cioè non si riesce mai a possedere l'altro, e questo determina anche frustrazione. E come al solito invece, proprio contrario. È magnifico questo. È proprio la consapevolezza che non si raggiungerà mai il centro dell'altro che aumenta l'innamoramento, non che lo diminuisce. E cioè questa incapacità di raggiungere l'altro non si deve trasformare nella paura di perderlo, nella paura di non arrivare fino alla fine. Mi seguite bene? E guardate che questa cosa riguarda il 99% delle persone, quindi voi ci siete dentro, insomma. Normalmente ci siete dentro. Però guardate com'è semplice questa cosa. La maggior parte delle sofferenze di coppia sono queste. È queste che l'altro non fa quello che vogliamo noi, non si comporta come vogliamo noi, è in qualche modo misterioso. Non riusciamo a capirlo, e questo ci genera un senso di frustrazione interiore, di sofferenza. E vedete quanto è importante la logica spirituale, perché la logica spirituale ribalta completamente questi concetti farrocchi. E quindi è proprio il fatto che non potrò mai possedere, avete capito in che senso, no? Possedere, andare nella profondità dell'anima di un'altra persona, non ci arriverò mai. Questo, invece che essere motivo di frustrazione, diventa motivo di innamoramento ulteriore. Cioè ogni giorno, se vi lasciate andare a un sentimento positivo, scoprite un qualche cosa di più nell'altro, adattandovi al fatto che non arrivate mai alla fine. Mi spiego? La stessa cosa è nel lavoro su di sé, la stessa cosa. L'atteggiamento che hanno le persone in Occidente è questo. L'atteggiamento che avete voi, sto parlando di voi. Voi volete arrivare da qualche parte, nella crescita interiore, è giusto, è normale che questo avvenga. Però c'è modo e modo. È la stessa cosa che vi ho spiegato prima. Cioè voi desiderate essere più consapevoli, va bene? Questo è un movimento maschile del cavolo, però vabbè. Siete nati in Occidente, siete cresciuti così. E senza volerlo prendete il lavoro su di sé, lo prendete così, perché... forse perché non avete mai pensato che ci possono essere alternative, anche se i maestri orientali ce lo dicono con chiarezza, però noi diciamo, ah che bello, ho capito, ma in realtà poi non abbiamo mai capito. Per cui la crescita della coscienza, che è infinita, può portare alla gioia del tuffarsi in questo infinito, e invece può portare a frustrazione. E la maggior parte dei ricercatori, dei praticanti del mondo spirituale, si portano dietro incessantemente, spesso per tutta la vita, questo sentimento di frustrazione. Cercate di capire. La stessa cosa può essere fonte di gioia, di stimolo, di innamoramento, la stessa cosa può diventare fonte di frustrazione. E cioè, il 99% di coloro che si trovano a livello di coscienza numero 4 vogliono essere più consapevoli. Io direi anche il 100%, perché è comunque qualcosa che abita dentro di noi, è il nostro modo di fare. Siamo fatti così proprio. E nella logica spirituale cerco di spiegarvi come funziona. Voi vi guardate dentro e vedete come funzionate, altrimenti non lo vedete mai. Rendetevi conto, quando qualsiasi cosa voi facciate, siete talmente abituati a fare in un certo modo che non vi chiedete mai se sia la via migliore. Primo, perché vi siete sempre comportati così, avete sempre pensato così. Secondo, perché guardate gli altri e anche loro fanno in quello stesso modo. Allora, la frustrazione del ricercatore su di sé, che fa questi esercizi di presenza, di ricordo di sé, questi esercizi per essere più consapevole, è molto spesso, poi alla lunga, si trasformano in un sentimento di frustrazione, perché ci si rende conto di essere ben lontani da quel salto nella follia esistenziale, da quel salto nel femminile.
perché l'organizzazione, gli esercizi sono l'aspetto maschile del lavoro su di sé, ma noi adesso stiamo entrando nel periodo femminile, nel periodo della follia, nel periodo in cui le regole cadono tutte. Quando siete innamorati di una donna, dico per me che sono un uomo, beh, ogni tipo di idea che ho sul femminile ogni volta crolla, perché scopro che non è mai come la pensavo. Mi ci posso avvicinare, ma c'è sempre qualche cosa che mi sfugge. Però vedete come lo sto dicendo? Questo qualche cosa che ci sfugge deve essere motivo di allegria dentro. Deve essere motivo di affinché l'innamoramento aumenti a dismisura, e l'innamoramento, sia a livello di coppia che a livello di amicizia, che a livello di fratellanza, può aumentare all'infinito. È importante avere questo senso dell'infinito dentro, in ogni tipo di rapporto, no? Allora, vedete, questa scoperta che il regno dei cieli è infinito sembra un'idea, sembra un concetto filosofico, almeno io ho avuto la fortuna di viverlo personalmente, ed è chiaramente uno shock, però cercate di immaginare quello che vi sto dicendo come se fosse, lo è reale, perché lo capite bene che è reale, perché non ci può essere un limite alla gioia interiore, perché dovrebbe esserci un limite, perché il padre dovrebbe essere un pidocchio, perché il padre dovrebbe essere un farlocco. Se ci promette, se Gesù ci promette la gioia di vivere, quanto ce ne promette? Un chilo e mezzo? Oppure ce ne promette infinita? E tra l'altro, volevo anche commentare, non oggi, qualcuno mi ha chiesto cosa significa quando Gesù dice farete cose più grandi delle mie. Vi parlerò anche di questa cosa perché è affascinante. Però il principio è un po' lo stesso, è questo senso dell'infinito. E il senso dell'infinito, se ci pensate bene, non è qualche cosa che voi potete catalogare nel pensiero orizzontale, è vero o no? Potete riflettere sull'infinito, ma non vi dà nessun brivido, non vi fa venire la pelle d'oca, non vi scaraventa nel regno dei cieli, mentre invece a determinati livelli alcuni concetti possono scaraventarvi nel regno dei cieli. Vi faccio un esempio: la maggior parte di voi ha ascoltato anche l'incontro che ho fatto su perché vi preoccupate, ricordate? Tra l'altro Elisa che ho visto che è presente oggi, che è il genio e l'organizzazione intellettuale e pratica della libreria esoterica Cavour. Dopo aver ascoltato l'incontro della settimana scorsa, mi ha chiamato, mi ha detto: ti prego, fammi pubblicare quella meraviglia. E aveva le lacrime agli occhi, e va bene, in ogni caso qualche cosa del materiale su cui noi lavoriamo ogni tanto va divulgato, perché ci sono centinaia, migliaia di persone che hanno bisogno comunque di ricevere una botta di fuoco ogni tanto. E allora ecco che è presente anche oggi, la ringrazio molto comunque per quello che fa, per aiutarci a divulgare la logica spirituale. E questa sensazione di infinito non può essere rinchiusa a livello del mentale orizzontale, assolutamente, perché è un salto nel vuoto. E vi stavo dicendo, perché è importante, una cosa che sicuramente non avete notato. In questo incontro, che immagino abbiate ascoltato tutti, cioè quello su perché vi preoccupate di ciò che mangerete, se ricordate bene, è importante questo, che voi capiate come comunico a voi l'insegnamento, è importante che voi capiate, perché voi ascoltate, vi piace, non vi piace, ma non sapete come funziona. E ogni tanto penso che sia indispensabile darvi un'idea di cosa combino qua dentro per farvi passare le cose. Se ricordate bene quell'incontro, vi ho detto un sacco di volte: io non vi mollo. Ricordate? Ripetevo la cosa, sapevo di ripeterla, e poi dicevo: io non vi mollo. E poi la ripetevo di nuovo. E poi dicevo: io non vi mollo. Non so se vi ricordate. Semmai, se non vi ricordate, riascoltatela, perché vedrete, anche a distanza di anni, quando le ascolterete tra anni, vedrete che quello che avete ascoltato
la prima volta non ha più niente a che vedere con quello che ho ascoltato le altre volte, perché ci sono tantissimi misteri, tantissimi modi di essere, di fare all'interno di una stessa cosa, che è affascinante questo. E ho usato una tecnica particolare per poter farvi passare un certo discorso, il quale poi è passato, perché stando alle vostre reazioni, alle reazioni di coloro che hanno ascoltato, hanno detto che è stato un incontro pieno di fuoco in cui finalmente abbiamo capito che cosa sia lo shock. Ricordate adesso, non voglio ricominciare da capo. Però quante volte ho ripetuto la parola shock? 50 almeno. Eppure non penso che ci sia stato qualcuno di voi che dica: no Max, basta, l'ho capito, basta, l'ho capito, basta, l'ho capito. Perché? Perché ho usato una tecnica che si utilizza specialmente in Oriente, e che è la ripetizione di un mantra. E ne approfitto per dire qualche parola su questo. I mantra, sapete cosa sono i mantra? Dal punto di vista tecnico la parola significa, sono delle frasi, se non sbaglio, sono delle frasi che si ripetono con maggiore o minore intensità per poter avere un effetto particolare sulla propria psiche, sul proprio mondo interiore. Sarebbe interessante dire due parole, perché sapete che in questo periodo ci sono tantissime persone, migliaia di persone che ripetono delle cose, sia a livello cattolico, sia a livello buddista. Naturalmente io non voglio giudicare nessuno, criticare nessuno, ma non c'è dubbio che la ripetizione di alcuni concetti sia estremamente efficace. Qual è l'efficacia della ripetizione? È un esercizio. Chi ripete sempre gli stessi mantra fa un esercizio. E attenzione, ricordatevi, un esercizio non è mai indice di consapevolezza. Un esercizio è un esercizio. E basta. Fare un esercizio un giorno o farlo per 10 anni non porta a differenze di consapevolezza. Questo dovreste saperlo, perché sennò rischiate di perdere 10 anni ripetendo qualcosa, traendone dei benefici, ma inchiodandovi sul piano del salto nel vuoto. Perché più voi siete fossilizzati in qualche cosa, cioè, ne dico due parole perché è importante. Allora, ogni forma di crescita interiore, ogni tipo di insegnamento ha dei pregi e dei difetti, ogni tipo di insegnamento. In cosa consiste questo limite tra i pregi e i difetti? Consistono nell'altezza qualitativa della forma pensiero che racchiude questo insegnamento. Ve lo spiego un po' meglio. Cioè, se voi andate a lezione fate un corso di risveglio e l'insegnante, bravissimo e che fa un lavoro bellissimo, ha un certo grado di consapevolezza, cercate di capire, non sto criticando nessuno. Uno fa un corso e ha un certo livello di consapevolezza, naturalmente, naturalmente. Beh, sappiate che l'allievo può arrivare fino lì, è normale che sia così, tranne rarissimi casi in cui a volte ci sono degli allievi che utilizzano la guida come base per poi lanciarsi per proprio conto nel mondo della consapevolezza, ma nella maggior parte delle volte il pregio e il difetto consiste nella stessa cosa. Non è che i pregi sono alcuni e i difetti sono altri. Molto spesso i pregi e i difetti sono racchiusi nella stessa cosa. E cioè, se ti insegno gli esercizi di presenza, quindi ci ritorniamo bene, così avete ben capito di cosa si tratta, vuol dire che io, insegnante, faccio gli esercizi di presenza. Va bene? Ti posso portare fino lì? Sì, ti posso portare fino lì. Ma se io, insegnante, mi prendo sul serio, non coltivo l'umiltà dentro di me, non coltivo il divertimento nei confronti dell'esistenza, ti porto fino lì e oltre non ti posso portare. Vedete, non è un difetto, è semplicemente matematica questa, è matematica, vedete?